avanti qui su The Forest. Allora, volevo dirvi, allora, ho fatto una serata di lotte sulla spiaggia. Ci sono delle costruzioni nuove che non si vedono perché siamo distanti. Una si intravede là, sul pezzo di isoletta, e quell'altra appena sotto. Praticamente, cosa è successo? Nello scorso episodio, che non avete visto perché non sono riuscito a pubblicare, perché non era venuto benissimo, quindi è andato perduto. Comunque, sta di fatto, nello scorso episodio non è successo nient'altro che sono andato a prendere le pagine del diario, quelle mancanti, queste qua, se vi ricordate, che avevo trovato. Qui abbiamo il deltaplano, la torre, che è enorme, e il trasporto, un po' di robetta del trasporto. Lì abbiamo la chiesetta che abbiamo iniziato a costruire, e stessa cosa abbiamo iniziato a costruire qui anche il deltaplano. Come vedete, intanto possiamo anche aggiungere uno stecchettino. Bellino, con le braccia, sembra un'aquila. Comunque, cosa andiamo a fare oggi? Sperando che non ci sia nessuno che ci rompa troppo, andiamo a prendere due o tre pezzi. Allora, intanto, se riusciamo a beccarli, prendiamo i pezzi della pistola e quello è aggiudicato. Però volevo vedere anche se riuscivamo a trovare un oggetto nuovo che hanno messo, che è la motosega, che abbiamo visto che c'erano delle taniche ogni tanto a giro per la mappa. Una pianta di mirtilli, qui la prendiamo. Ci prendiamo la pelle dell'iguana. L'iguana la lasciamo pure lì perché tanto. Ok, abbiamo fatto un po' di armatura. Niente, non ho abbastanza ossa, ma ce le faremo, nessun problema. Ok, qui abbiamo delle. C'è una macchina, ci sono due macchine fotografiche. Pazzesco. Cioè, raga, gli indigeni fanno pure gli youtuber. Si inquadrano, si fanno i selfie e tutte quelle robe lì. Infame. Raga, abbiamo trovato. Credo che l'abbiamo trovata. Allora, prendiamo un po' di stick. Un po' di robette. Perché non mi dà la macchina fotografica? Io volevo la macchina fotografica. Vabbè, niente. Allora, secondo me, lì c'è una grotta. Perfetto, quindi noi dobbiamo entrare là dentro, in quella grotta. Raga, qua è pieno di conigli. Raga, questa è la collina dei conigli. Ci hanno fatto pure un film. Entriamo dentro. Ovviamente con la katana. E equipaggiamo la torcia che è al 49%, direi di ricaricarla. Quindi, katana in mano e torcia. Bene, ottimo. Cominciamo subito con tutti i corpi spappolati. Raga, quello è che la torcia fa ombre, cioè quindi miseriaccia vostra. Cioè fa ombra ste. Quello che non so è. Là c'è una corda.
Passeggi... Co... Raga, abbia... Abbiamo trovato dei passeggeri dell'aereo e abbiamo trovato un pezzo. Abbiamo trovato un braccio. Stiamo per finire qua il orologio, non possiamo più. Raga, c'è un fuoco. C'è un fuoco, raga. Oh, fantastico. Sì, però adesso non ho più... Allora, potrei provare a fare tanto di stoffa, ne abbiamo. Abbiamo una boccetta di alcol che non possiamo... Va bene, facciamo così. Ci equipaggiamo, che questa illumina parecchio. Direi di non andare di qua, tornare di qua dove c'è il falò, qua c'è una sedia e quello che dobbiamo fare è o scendere di lì, no, appunto bisogna scendere, cioè... però non so se c'è qualcuno, fatemi vedere. Vediamo un attimo se... Non sembrerebbe esserci nessuno, ci prendiamo la nostra piccozza. Poi ci riprendiamo la nostra accetta, la infuochiamo. Che comunque è efficace perché possiamo... Raga, no, qua si scende. No, si scende troppo, raga. Non è che ho flare infiniti, cioè, sappiatelo, quindi se avete intenzione di illuminare un pochino le grotte, fatemelo sapere. No, perché gradirei saperlo, quindi mi preparo l'accetta, premo e scendiamo. Accendi l'accendino qua della Childe, della Bic, scendi di corsa. Tensione. Non abbiamo trovato neanche un indigeno. Non abbiamo trovato. Abbiamo uno stick. Abbiamo trovato delle monete, un teschio. Là c'è qualcosa. Esploriamo bene la zona un attimo. Falò, abbiamo delle taniche, delle corde, uno stick. No, no, wait, no. Dammi un flare un attimo che provo a illuminare la zona là, che non so se c'è qualcuno lì in realtà, eh? Aspettate, vediamo se c'è acqua. C'è acqua, quindi si spegne lì. C'è qualcuno, credo che mi abbia visto, eh. C'è un po' di gente, ma non abbiamo problemi perché... Aspettate, no. Oh.
Be quiet, please. State calmini, eh? Cioè. Eccoli che arrivano. Katana alla mano. Oh, wow, calmini. Così mi dai le tue ossa. Dai, avanti il prossimo. Fuori i denti, fuori la vita, fuori tutto. Muori, dammi il tuo dente. Cosa urli a fare? Taci. Vieni qua. E se non sbaglio c'era un falò qui. Se c'è un falò lo mettono. Metteranno un falò per qualcosa. Evitiamo di mettere la benzina vicino al falò, ok? Così evitiamo che esploda tutto. Poi qua c'è il tuo compare che prendiamo e anche lui lo mettiamo tranquillamente qua. Torniamo a casa, stappiamo una bottiglia di spumante. Ok, qui siamo alla voragine. Ci sono stato via un paio di giorni, cioè non è che sia stato via un'eternità, cioè la foresta qua. Ok, casa dolce casa, cioè. Vediamo, nessuno in vista, ho solo sentito. Sì, non dovrebbe esserci nessuno, da quanto che non torno qua. L'aereo, oh, che bello. Sono pure cresciuti i mirtilli, sono cresciuto tutto, non ci credo, sì. Apri qua. Vediamo questo. Poi ci abbiamo e questa non posso, peccato. Aereo, quanto ci sei mancato? Medicine, bevande, cioè. Mangiamo un po' di pollo alla griglia. Ci buttiamo. Ce la meritiamo o no? Una boccia di birra, eh? Giù una bottiglietta di birra, anche se non ci fa tanto bene. E poi una soda e siamo a posto, perfetto. Cioè, raga. Che benessere. Allora, c'è quest'albero che non vogliamo, vediamo quanto ci vuole. Cade! Cioè, raga, è un attimo. È un attimo, cioè, guarda quanto ci vuole, non ci vuole niente. Per questo episodio è tutto, io vi ricordo di commentare, iscrivervi, lasciare dei like se questo video vi è piaciuto. Prossimo episodio non so cosa faremo. E niente, un saluto.